Ciao a tutti, torna The Lucky Master, recupera la sua forma, forse, torna sopra i 2003, anche se di poco, molto poco. Nostro avversario 2-2-11 e contro E4, non possiamo non giocare D6, è la tentazione è troppo forte. E visto che giocare un piacere, e ci piace la Pierce, tanto vale. Continuare come di consueto. Qui le prime mosse del nero ormai le conoscete tutti molto bene. E andiamo a premere subito contro il pedone di 4. E poi aumentiamo la pressione col cavallo C6. Ora il cavallo attaccato. Qui abbiamo cavallo E5, però ci andremo a doppiare. Andrebbe a doppiare, però qual è l'idea interessante? È piazzare questo cavallo in D6. L'alfiere difende E5 e il cavallo D6 in questo tipo di posizioni è piazzato egregiamente. Qui bisogna fare i conti con l'inchiodatura del pedone E7, che però al momento non sembra troppo preoccupante. Una possibilità è donna C7, si difende il pedone C5, l'altro in E7, ha il raggi X il pedone in E5 e si minaccia la spinta in D5 in alcune varianti. Forse era preferibile subito alfiere G4, con l'idea di doppiare i pedoni sulla colonna E. Però la tentazione di giocare subito B5 era forte, quindi va bene così. Ok, ora qui possiamo sia giocare alfiere G4, ma anche alfiere D7. Il problema di alfiere D7 è che dà la possibilità al nostro avversario di catturare il pedone in E7. E quindi sviluppiamo questo alfiere in G4 che attacca il cavallo B3, F3. Ok. Torre B8. L'idea è quello di spingere in B5. Ora, alfiere H5, G4, perdiamo in petto. Queste tre case sono controllate, queste pure. D7 interrompe l'azione della donna che difende e quindi dobbiamo tornare in C8. Però è vero che noi torniamo indietro, ma anche il cavallo bianco è tornato indietro. Sì, va bene. Bisogna soltanto fare attenzione a questo pedone. Ok. Beh, ma allora in questo caso, visto che il cavallo lì è piazzato egregiamente, il problema qual è? Che noi abbiamo la torre sulla B e quindi aprire la B tutto sommato non dovrebbe essere un errore così brutto. Torre B4. Qui sembra ben piazzata la torre. È difesa da un pedone C5. In alcune varianti può essere ulteriormente difesa dal pedone in A5. Subito. Ok, qui possiamo riprendere in due modi. Secondo me è meglio di pedone A. Per quale motivo? In questo modo possiamo attaccare facilmente il pedone A isolato. Invece a riprendere DC dava la possibilità al bianco di giocare torre C1 e C5. Questi due pedoni avrebbero dato parecchio fastidio. Invece in questo modo direi che ci siamo di più. Alfiere A6, interessante. Il nero punta a giocare alfiere G3 e attaccare due volte il pedone in E5.
Noi facciamo lo stesso attaccando due volte il pedone in C4. Ora la torre la possiamo giocare, ad esempio, è meglio in B o in A? Secondo me è meglio in A. In B potevamo difendere, potevamo favorire la spinta del pedone B. Però in realtà preferisco attaccare direttamente la debolezza in A4 del bianco. Ora, questo pedone attaccato da 2, possiamo o spostare il cavallo o difendere con F6. Sicuramente F6 va a difendere in maniera molto più efficace il pedone E5. Il problema è che questo alfiere, che di solito è il nostro orgoglio, gioca molto, molto poco. Proviamo a farlo giocare dalla diagonale H6 C1. Ok. Ok, spostiamo l'attenzione di nuovo sul lato di re, visto che il bianco sta ammassando i suoi pezzi verso il lato di donna. Proviamo in qualche modo a cambiare il nostro target, che non è più il pedone A4 momentaneamente, ma il lato di re, cercando di preparare la spinta in F5, ovviamente dopo tutti i dovuti accorgimenti del caso. Ora, qui la spinta potrebbe essere prematura, eh? Però per avere un minimo di controgioco. Ma sì, si può giocare. No! Cicasche 5. Cicasche 5. Mannaggia, il cavallo è pure inchiodato. No? Che brutta cosa. Che brutta cosa! Ma mannaggia, mannaggia. Vabbè, vabbè. Non ci voleva! E tra l'altro, anziché donna C8, potevamo. Ah no, non potevamo perché il cavallo era inchiodato. E qui comincia la nobile arte di pescare nel torbido. Abbiamo un pedone in meno secco, proprio. Questo alfiere non è male, ma neanche questo bianco. Guardate che roba. Cavallo D4 semplicemente perderebbe un pedone. Attacchiamo. Ok. E qui adesso abbiamo l'interessante cavallo per C4. È vero che è torre C1 che va a picchiare direttamente su C5 e al raggi X alla nostra donna in C8 è molto fastidiosa, però quantomeno. Quantomeno perdiamo un pezzo, ma porco pure. No, no, non abbiamo perso il pezzo. Il nostro avversario ha recuperato il pedone di vantaggio e va bene così. Ok, qui c'è il trabocchetto donna per E5 con idea. Fermi, fermi, fermi. Allora, guardiamola un attimo con calma. L'idea era donna per E5.
Se F per E5, torre per F2 e va bene così. Donna per alfiere, se cavallo per F8, donna scacco, donna per torre scacco. E forse forse funziona, forse forse. 4 minuti scarsi sono più che sufficienti. Prendiamo. Prendo, prende, scacco e poi riprendiamo. Non vedo effetti collaterali. Boh, vediamo un po'. Forse, ce la caviamo. E adesso è il nero ad avere un pezzo in più. Eccolo là. Ok. Adesso il nero ha un pezzo in più. È vero che ha un pedone in meno. È vero che questo è libero e qui c'è una maggioranza 2 contro 1 al centro, però è anche vero che il nero ha la coppia degli alfieri. Sul piano posizionale, The Lucky Master non è andato bene in questa partita. Però devo dire che si è rifatto egregiamente sul piano tattico. Addirittura abbiamo torre F8, torre F1 scacco, si forza il cambio, l'alfiere F1 controllerebbe A6, però a me sinceramente piace di più questa. Guadagniamo un tempo attaccando il pedone E5. E ai raggi X si controllano anche queste case. Poi, se la torre bianca va in E1, allora lo scacco potrebbe essere più interessante. Perché così il bianco ha impiegato due tempi per andare in F1. Il nero ha guadagnato un tempo attaccando il pedone E5. Ora qui anche B3 è interessante. L'idea qual è? B3, torre per B2, torre B4. Scacco di torre e poi la promozione. E qui effetti collaterali particolari non ne vedo. L'unica cosa è che. Ah no, ma scusate, la torre C1 è in pre. Perché dobbiamo calcolare B3, torre B2, torre B4, scacco? È in presa, proprio pulito. E qui adesso i pezzi in più diventano davvero tanti. E con 2 minuti e 17 sull'orologio dovremmo portarci a casa il punto intiero. Ok, qui semplicemente torre D2. Si va a controllare la colonna dove si trova il pedone libero del bianco più avanzato. Ci avviciniamo anche con il re verso il centro e voilà! Allora, sul piano posizionale, The Lucky Master oggi non ha fatto del suo meglio, però pescando un po' nel torbido e con qualche svarione qua e là, è riuscito a cogliere la palla al balzo con un donna per alfiere E5 e partita finita per il bianco. Spero che la partita vi sia piaciuta. Se sì, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, spargete la voce tra i vostri contatti e che dire, è stato un piacere e alla prossima. Un saluto a tutti.